Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Sate Cupcake. Dopo veramente tanto tanto tempo sono tornata da Primark, non riuscivo a prendere la busta e vi faccio vedere le cosine che ho trovato oggi. Posso dire di essere soddisfatta questa volta perché non so se vi ricordate l'ultima volta che ero andata, non avevo trovato chissà quante cosine. Comunque, 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 non perdiamoci con le chiacchiere come al solito e procediamo con il video haul. Allora, intanto, come al solito, sapete, vado a pescare proprio a casaccio da dentro la busta. La prima cosa che ho trovato sono queste pantofole. Io mi sono lasciata incantare in realtà dal colore. Non so quanto saranno comode l'infradito, cioè io nel senso le uso, però sapete, alcuni modelli a volte non so voi, ma mi dà fastidio proprio il pirulino tra appunto il pollicione e l'indice, si chiama così quello del piede. Ho preso una L, allora qui L dice che è 40-41, io in realtà porto 39, ma avevo il terrore che se andava proprio giusto, già una volta avevo fatto questo errore, poi qui mi dava fastidio dietro al tallone, quindi ho detto meglio un numero in più che poi soffrire e non saper cosa fare delle pantofole. Mi sono innamorata, ripeto, di questo color indaco lilla, bellissimo per la bella stagione. Ho detto voi venite a casa con me anche perché tra un po' le pantofole con il pelo o di Minnie che ho non saranno più buone. Poi, il reparto stavolta scarpe, non ho messo nessun asterisco, o mamma, forse uno sì, in realtà di un paio appunto di sandali dorati con tutto il laccio che si doveva annodare alla caviglia, ma ve ne parlo in un secondo momento perché è il gemello di una scarpa che in realtà ho preso, quindi capirete bene che sono andata con diverse scarpe, ho comprato questa volta questo paio di ballerine con il laccetto dietro. Io non sono solita portare scarpe. Mi stavo intrecciando, si era attaccato questo alla manica della camicetta. Non sono solita portare scarpe in realtà basse, qui c'è questo mezzo centimetrino, però in realtà con la bella stagione, con qualche outfit più casual, ho detto diamogli una chance. Mi piaceva tantissimo questo bianco, diciamo sporco, però vedete un po' effetto, come si chiama questo? Forse tartarugato, quindi alla fine ho deciso di portarle a casa con me. Questa volta ho preso proprio il mio numero 39 per 12 euro. Poi, ah, ok, si sentiva una cosa strana allo scontrino. Niente, dobbiamo finire con il reparto scarpe perché ho pescato l'altro paio di scarpe. Anche questa volta mi sono lasciata incantare dal colore. Guardate che beh, aspettate, guardate che belle se riesco a farvele vedere davanti. Intanto hanno il tacco, diciamo, squadrato. Poi hanno questo intreccio, diciamo, sul collo del piede fino ad avere poi tutto questo laccio che va appunto attorno alla caviglia e non solo, anche il polpaccio. Anche in questo caso mi sono lasciata incantare dal colore, questo verde menta, verde pistacchio, bellissimo, bello, bello, bello. Anche in questo caso ho preso proprio il mio numero 39. Queste erano un po' più care, costavano 20 euro, però me ne sono proprio innamorate. Ho detto si sta avvicinando, non oggi, il caldo, perché a Roma oggi è bruttissimo tempo e fa proprio freddo freddo freddo, però nelle altre giornate sembrava quasi arrivata l'estate, tant'è che io giravo proprio senza più neanche la giacca in pelle, giravo con le maniche corte e quindi ho detto ok, portiamoci avanti. Infatti vedrete che ho fatto diversi acquistini estivi, già le scarpe, la pantofola potrete vedere, ma non solo, ma non solo. Poi ho trovato un completino. Io, se avete figli o nipoti o comunque amicizie, aspettate perché lo voglio sistemare perché è tutto scivolato. Amicizie in cui dovete fare dei regalini a dei bambini, io vi consiglio di correre da Primark perché ho preso questo completino di pantaloncino e maglietta con i supereroi sopra. E me ne sono follemente innamorata, l'ho visto da lontano per la bella stagione, anche in questo caso ho detto ok, questo è il regalo che devo fare a uno dei miei nipotini, quindi l'ho preso subitissimo, poi appena lo vedrò io lo darò, appunto gli voglio fare anche una bella confezione regalo. Poi mi serviva una pochette e pochette sia, l'ho trovata questa qui, rosa, con mini diciamo dorata,
secondo voi non poteva venire a casa con me, poi appunto in vellutino, costava solamente 6 euro ed è venuta a casa con me. Bella, bella, bella. Dietro è semplice, ma al davanti mi ha proprio conquistata. L'ho vista da lontano, ho detto ok, tu verrai a casa con me. Poi, acquisto marittimo proprio, quindi io già mi vedo in spiaggia, nonostante in realtà il mio cuore canti Jingle Bell, Jingle Bell Rock, il mio cuore canti Jingle Bell Rock, la mia mente si sta preparando all'estate, quindi ho preso questo costumino, questa è la parte di sopra a righe, molto molto carino, l'ho trovato, se vogliamo sì, semplice, però carino d'effetto, quindi questo qua, la parte di sopra, e questa la parte di sotto, che sia un attimo, vabbè, ve la faccio vedere staccata, tanto comunque adesso va a lavare. E guardate che carino qui il dettaglio sul fianco con questa borchietta dorata, slippino molto molto semplice in realtà. Volevo uno slip perché io solitamente porto molti costumi, sì, interi, però con gli intrecci davanti, oppure a vita alta. Adesso che mi sono fatta il piercing, volevo un costume. Allora, in realtà io avevo capito fosse un po' più sgambato, eh. Cioè, lo sto guardando adesso, ci sono rimasta un attimo male, però vediamo se riuscirò a sgambarlo un pochettino io. Poi, lo sapete, Roberta Passione Pigiami colpisce, e anche in questo caso però, estivo style. In realtà me ne stavo andando un po' sconsolata, un po' per i miei fatti miei. Niente, oggi mi hanno dato tutte le cose che sono cadute dalle grucce, quando in realtà da lontano, turududun, ho trovato il pigiama. Questo proprio mi ha attirato da lontano, questo pigiama appunto dei muffi, dei puffi, con la scritta al lato e qui lui chi è? Non è Brontolo. Qual è quello che stava sempre tutto. Non è. No, Brontolo io odio. Quello che è sempre invece tutto felice. Aiutatemi per favore nei commenti. C'è proprio un puffo con sto fiore in testa. Adesso non me lo ricordo e mi sento una brutta persona perché io sono cresciuta a pane e puffi. E con appunto il suo toppino integrato, dove davanti abbiamo puffetta. Non me li ricordo più i nomi dei puffi, mi ricordo Gargamella, Grande Puffo, gli altri non me li ricordo. Però l'ho trovato veramente, veramente carino. Il top, appunto, con poi l'etichetta qua mi ha fatto morire questo contrasto bianco, il pantaloncino, bello, cioè ho detto voi venite a casa con me. Ah, vi dico, io ho preso la doppia XS e l'ho pagato 15 euro. Poi, reparto maschere, ho preso le mie preferite in assoluto, queste mattificanti, ne ho prese due, potevo in realtà prenderne di più perché comunque 90 centesimi, io solitamente ci vado una volta al mese. Poi, lo sapete che non esco da Primark senza le mie mutande tattiche, il mutandone di Bridget Jones, della nonna, chiamatelo come volete, ma 8 euro per tre paia per il periodo appunto, quel particolare periodo del mese. Ci stava tutto, poi un portaocchiali, ve l'ho spoilerato prima ancora di farvelo vedere, bellissimo, 3,50 euro. Allora, che intanto ho un paio di occhiali che è senza la custodia, ma mi sono fatta lasciar catturare in realtà da questa, come si chiamano queste? Niente, io ho un problema con i nomi oggi, me ne rendo conto. Vabbè, mi avete capito, la vedete, che la volevo appunto attaccare alla borsa, quindi soprattutto in estate, che questo qui ciondola un pochettino, mi piace tantissimo, l'ho vista a tante ragazze, quindi mi sono lasciata incantare più che altro dal moschettone, questa volta l'ho trovato. Poi sta per finire in realtà lo shopping, queste qui che li prendo sempre perché sono tantissimi e costano veramente, veramente poco, e questo mollettone sta arrivando alla stagione. Color un po' tartarugato, un po' più, se vogliamo essere un po' più cattivone. Poi però vi volevo far vedere delle cosine che ho preso fuori, diciamo, da Primark. Tra cui, se da una parte abbiamo i mutandoni della nonna, dall'altra abbiamo un completino di Intimissimi. Io una volta al mese, diciamo, solitamente me lo concedo, ero un po' indecisa tra un corpetto di Victoria's Secret, che penso che lo farò il prossimo mese, e questo completino. Però poi mi era arrivata l'email e me ne ero quindi incantata, cioè ci sono proprio partita da casa con la voglia di cercare
cercarlo e si parla di queste realtà body più che altro, molto molto hot se vogliamo, devo capire bene, forse con un dei copricapezzoli, qualcosa del genere per renderlo un po' più diciamo portabile, soprattutto in realtà io intendevo sotto delle giacche, dei blazer naturalmente un po' più chiusi, però niente, me ne sono totalmente innamorata. E in realtà la commessa poi mi ha consigliato anche di prendere il suo tanga, che lo trovo veramente veramente bello, se riesco a farvelo vedere, molto molto elegante in realtà, solo che mi sono un po' pentita di non aver preso a questo punto, una volta che ho il tanga, anche il reggiseno, che era bellissimo, veramente veramente tanto. Poi, che vi volevo far vedere in realtà, altri acquistini o arrivi. Questa in realtà banale ma semplice, io la stavo cercando ovunque. Queste qui in realtà si trovano anche al supermercato così, ma a me serviva con il divisorio. L'ho dovuta prendere su Amazon, solo che io l'avevo presa con il bordo azzurro. Perché mi è arrivato il bordo rosso? Non si sa. Poi, aspettate perché. Ah, ecco, questo qui è proprio un TikTok Made Me Bite, questo della Revlon, che voglio provare subito praticamente. È una sorta di cipria che però tu ti puoi portare appresso, e quindi quando vedi che la pelle ti si lucida, e quindi soprattutto per me che io ho la pelle grassa, e quindi ve la consiglio, allora prima lo proverò, nel caso ve lo consiglierò poi nelle storie di Instagram e tutto quanto, per chi ha la pelle grassa secondo me portarselo sempre appresso è un ottimo rimedio, soprattutto vedendo i video funziona veramente tanto tanto. Io avevo una cosa simile della Smashbox, quindi vi farò sapere, però sono molto fiduciosa. Comprato anche questi ovetti nella confezione molto particolare, sembrano appunto le uova quelle reali, però di Harry Potter, e penso che le aprirò appunto su TikTok, fatemi sapere comunque. E poi, sempre a proposito di uova, io volevo far vedere che ho trovato l'uovo di Ernest Klamm. Io in realtà cercavo quello al caramello, purtroppo non l'ho trovato, non mi sono arresa a prendere negli altri giorni, che erano molto facili da trovare, quelli al latte, quello al bianco normale, però oggi ho trovato un gusto particolare che finora non avevo trovato, bianco, arachidi e pistacchi. Questo help, penso che mi darà grandi grandi soddisfazioni anche questo. Seguitemi sull'altro social perché lo apriremo appunto lì. E poi un altro uovo, questo qua della Bauli, grandi firme. Io in realtà spero con tutto il cuore di trovare qualcosa di prima classe, non che le altre firme naturalmente non siano ben gradite, però dopo aver comprato il marsupio di prima classe, se avete visto l'ultimo video haul sicuramente appunto saprete di cosa sto parlando. Non lo so, mi aspetto qualcosa da prima classe, speriamo bene, incrociamo le dita, come vi ho detto anche per l'altro uovo, lo apriremo su TikTok. E poi volevo aprire con voi un regalo che mi è stato inviato, ecco qui il pacco da Bauli, quindi per rimanere appunto nel tema uovo che ho comprato, e vediamo un pochettino cosa mi hanno voluto regalare. So solamente che mi hanno appunto inviato un'email in cui mi chiedevano appunto l'indirizzo, che mi volevano fare qualche regalino, però non so minimamente cosa. Quindi lo andiamo ad aprire insieme, se ci riesco, con una sola mano. Oggi poi ho messo l'inquadratura un po' più alta, quindi sembro una malerottola in realtà in video. Scommettete che l'ho aperto pure male, l'ho aperto storto. Quindi procediamo ad aprire tutti i lati, perché l'ho aperto penso proprio de lato, sotto sopra, non si è aperto niente. Ora adesso lo andiamo ad aprire, però l'ho aperto sotto sopra, bellissima io, perché si vede appunto il fondo. Allora andiamo a prendere al lato cosa ho trovato. Ovetti noir, questi li andiamo a usare nelle nostre colazioni, cremoso ripieno di croccanti cereali e noccioli in un guscio di cioccolato fondente. Bauli, motta, tartufone, io amo il tartufone, soprattutto chi mi segue anche da Natale in realtà avrà visto quanti torroni mi sono comprati, quelli al tartufone. Poi abbiamo ovetti al latte, cremoso ripieno di croccanti cereali, noccioli, un guscio di cioccolato al latte. Sto per mettere a piangere anche perché secondo me i regali più belli sono proprio quelli cibosi. No, vabbè. Guardate cosa ho trovato qui all'interno, tartufone, la colomba Lady White ricoperto di cioccolato bianco con farcitura di frutti rossi, mai visto in vita mia, e cioè
Non vedo l'ora di mangiarlo. Questo lo andiamo a preparare proprio in una delle nostre serate cinema insieme. E un altro tartufone, Motta, la colomba, golosa farcitura al gianduia, copertura fondente, granella tartufata. Wow. E Motta ha deciso di farmi mettere qualche chilo prima di Pasqua, però sono veramente troppo contenta di tutti questi regalini e anzi fatemi sapere se possiamo organizzare qualcosa insieme, anche forse una live in realtà dove poter assaggiarli insieme. E niente, il mio shopping finisce qui, spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un bacione grande grande, un forte abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!